Ma io vorrei fare una domanda. Quanto facilmente ci capita di confondere obbedienza con educazione? Cioè, buone maniere? Sì. La buona educazione è altra cosa rispetto all'obbedienza sociale. Cioè, essere ben educati vuol dire rispondere dei codici a cui sei stato educato. Cortesia, gentilezza, garbo, difendo sono, come dire, buone maniere. Sono buone maniere, sono valori ai quali la nostra rivoluzione sicuramente vorrebbe continuare a dare seguito affinché caratterizzassero le relazioni tra gli uomini. Abbiamo bandito la violenza. Le relazioni che noi vogliamo valorizzare nella società possibile. Ci sono relazioni di potere, ma tu in qualche modo ti devi adeguare, quindi conformare. Secondo me dobbiamo chiederci se non ci capita mai di fare cose in base alla buona educazione che in realtà non soltanto che non ti piacciono, perché ovvio che ogni tanto fai delle cose che non ti piacciono per gentilezza, perché devi farle, questo va benissimo. Se hai delle costrizioni a cui ti adegui pur avendo la sensazione che non siano necessarie, che non sarebbero necessarie per l'altro, che non sarebbero necessarie per te, non lo so, me lo chiedo, diciamo. Ma me lo chiedo non per dire la cattiva educazione è brutta, ma per dire che secondo me bisogna fare un terreno spinoso, perché comunque quella è qualcosa che tu hai incamerato. Quindi è o non è negativo in base a se tu aderisci a quella cosa lì o se è una cosa che ti costringe pur essendo tu in disaccordo, ma l'hai così imparato e lo fai. Ma allora è un codice dal quale spesso ci si costringe sulla base di relazioni di potere. In una relazione più sociale, più ampia, c'è sempre la possibilità di far emergere il contrasto finché lo Stato è uno Stato di diritto e dà la possibilità di una risposta sindacale, eccetera. Però a livello individuale, interrelazionale, l'adattamento, soprattutto in certe sfere dell'economia, delle finanze, eccetera. Vabbè, l'incapacità di adattarsi poi ti uccide. Ma dov'è il limite? Cioè, tra la capacità di adattamento e il sottostare degli ordini? Lo faccio anche nel mio interesse o lo faccio contro il mio interesse, in qualche modo, per il mio interesse. Infatti, un bel Busillis questo qua. Soprattutto perché anche contro il mio interesse. Cioè, se parliamo di educazione, lì la domanda è anche se alcune classi sociali, soprattutto, o un determinato genere, non incamera una buona educazione, che è in realtà incamerazione del dominio. Cioè, in realtà la figura cruciale di tutta questa faccenda, di tutto questo discorso, eccetera, eccetera, a essere proprio onesti e tirare giù le carte, non è neanche Montaigne, ma è l'innamorato di Montaigne, che è Étienne de la Boétie. Cioè, Montaigne scrive la sua grande opera in memoria della morte di questo suo amico, fidanzato, compagno, amato, eccetera, eccetera, poco più grande di lui, di cui lui era perdutamente innamorato e che muore a 33 anni. E questo ragazzo, che si chiamava Étienne de la Boétie, nel 1546-48, tra i 16 e i 18 anni, scrive un libricino che si chiama Il discorso della servitù volontaria, dove per la prima volta dice questa cosa qua. È l'epoca in cui il potere sta prendendo mano in Francia, voglio dire, sta nascendo il potere centralizzato del re e tutti dicono il potere discende da Dio, oppure il potere discende dalla natura, eccetera. Lui dice: ma questo potere di questo tiranno, ma perché la gente gli obbedisse? Se la gente smettesse di dargli armi, di dargli soldi, di andare a guerra per lui, il suo potere crolla di colpo. Lui sembra un tiranno cattivissimo, ma se la gente smettesse di obbedirgli, il suo potere crollerebbe. Questa cosa qua, detto oggi dal nostro punto di vista, è banale, ma detta a metà 500, quando ancora si discute del diritto divino di è rivoluzionario. Per capire quanto è rivoluzionario, questo testo non viene mai pubblicato, viene soltanto passato in manoscritto tra gli amici di questo ragazzo. Una di queste persone, amico di amici, è Montaigne, che si innamora di lui, lo vuole conoscere, e da lì, da questo amore, nasce poi tutto il discorso che lo porta a scrivere i saggi, perché poi la Boétie muore, lui scrive i saggi per metterci in mezzo il discorso della servitù volontaria come atto d'amore, e poi in realtà non li mette, c'è il vuoto in questo testo per una serie di motivi, perché non era pubblicabile, e tutt'oggi i saggi hanno un buco in mezzo, il capitolo 29 è squarciato, non c'è niente, e così per secoli la gente sapeva che doveva andare a cercare sul mercato nero sto libro. Insomma, però solo un consiglio di lettura: leggete il discorso della servitù volontaria, è davvero affascinante. No, l'altra cosa che volevo dire riguardava il formato bizzarro di sciopero, che mi incuriosiva raccontarlo, perché una delle cose di cui ci eravamo occupati era l'ambito lavorativo, cioè quanto sul lavoro
noi siamo costretti perché abbiamo il superiore, abbiamo il capo, abbiamo tutte le nostre cose a eseguire anche i lavori più di merda, più faticosi, eccetera, eccetera, e in che percentuale invece tecnicamente noi potremmo sfuggire perché non siamo davvero costretti a una serie di pratiche pessime e le mettiamo comunque in atto. Ragionando su questa cosa, cioè su quanto siamo costretti davvero perché non abbiamo scelta e quanto invece potremmo, setacciando un po' le cose che per forza dobbiamo fare dalle cose che forse potremmo anche non fare, avevamo trovato due esempi interessanti di sciopero. Uno è, forse voi lo conoscete, per la mia generazione è una roba del tutto sconosciuta, magari per voi è ovvio, lo sciopero bianco, che è quella cosa per cui tu semplicemente ti limiti, non è che ti assenti lavoro, ma ti limiti a mettere in atto. Metti in atto le procedure, e c'è il caso fighissimo dei doganieri alla frontiera con l'Alto Adige, certo, negli anni 70, che questi per avere un aumento di stipendio eccetera si sono messi a mettere in atto tutte le procedure alla lettera dei controlli e si è bloccato il traffico di tutta l'Europa centrale, con gli stati esteri che dicevano all'Italia di mandare l'esercito contro i doganieri, ma ovviamente non potevano mandare l'esercito contro gente che stava eseguendo la lettera delle procedure. E l'altro, bianco. Esatto, e l'altro caso figo che mi è sembrato era a Pamplona, nel pieno della crisi dei mutui. Voi sapete, in Spagna la situazione finanziaria in fondo era decente, è arrivata la crisi economica ed è iniziata, come dire, un'emergenza sfratti gigantesca per una bolla immobiliare, insomma. Fatto sta che però veniva sfrattata un sacco di gente continuamente, ma davvero, cioè i numeri sono spaventosi se guardate. Nel 2011 si sono messi d'accordo i fabbri della città di Pamplona, che è una delle città più colpite dagli sfratti, che si sono detti: smettiamola di andare a cambiare le serrature delle porte. E ovviamente tu non è che puoi obbligare un fabbro a accettare un lavoro, non è mica un soldato. E sono la stessa semplice cosa, non hanno più potuto fare sfratti a Pamplona per un anno. Ovviamente, cosa che ovviamente non era solo un gesto etico, ma erano così tanti gli sfratti che qualunque fabbro ci avrà avuto l'amico, il cugino, l'amico dell'amico che veniva sfrattato. E quindi questa è una domanda, voglio dire, magari andando a ragionare su quali sono quegli atti di resistenza che puoi mettere in atto senza subire licenziamenti eccetera eccetera, magari non c'è niente, magari qualcosa viene fuori. Si parla di disobbedienza qui, in questo caso. È più sottile la cosa, perché da una parte disobbedienza obbedisci alle regole che però bloccano il sistema. Anche la disobbedienza deve essere organizzata e sincronizzata, se no funziona, cioè non ha degli effetti sulla società rilevanti. E questo è interessante, se la disobbedienza può essere individuale o può essere collettiva. Certo, nello schema quello lì del tiranno devono disobbedire tutti contemporaneamente, certo. Qual gioco era vedere cosa il singolo può fare, cosa le persone, il singolo, la singola associazione, eccetera, possono fare con poca fatica per cercare di non farsi, di farsi da soli meno male possibile, ecco, perché poi è quello la cosa strana dell'obbedienza assurda, cioè la dimensione in cui noi li diamo noi stessi, ecco, insomma, noi stessi, i nostri cari. No?